1, 2, 3 e su, su Benedetto, su Benedetto. Il PNRR sanità consentirà di investire 5 milioni di euro sulla robotica destinata alla riabilitazione nell'istituto Maugeri, che è l'istituto pubblico ma di proprietà privata che serve l'area barese. Ovviamente non dovete immaginare quindi che questo investimento sia un investimento tra virgolette della sanità privata, questo è un investimento della sanità pubblica col PNRR che si collega ad una forte interazione che esiste tra questo istituto e il Policlinico di Foggia, l'azienda universitaria di Foggia, che consente al professor Fiore, che è un luminare di questa materia, di clinicizzare il reparto di riabilitazione del Maugeri. E noi ci auguriamo che questo processo di clinicizzazione, che significa portare l'università all'interno di questo istituto con i suoi specializzandi e con i suoi corsi di universitari, ci consenta di ulteriormente migliorare la qualità della riabilitazione. Voglio anche segnalare l'importanza del reparto del professor Andrea Sant'Amato a Foggia, che è un reparto evolutissimo, totalmente pubblico, dove sono stati fatti già gli investimenti che verranno poi realizzati anche qui. Quindi noi avremo un punto di eccellenza qui a Bari, ce ne abbiamo già uno operativo a Foggia, e questo rende, diciamo, non più utili i viaggi extra regione o addirittura fuori regione. Qui in Puglia siamo in grado, dal punto di vista della riabilitazione, anche quella più complessa, di fare praticamente tutto ciò che viene fatto altrove, fermo restando ovviamente che abbiamo bisogno di finanziamenti per allargare il numero dei posti letto e per assumere il personale necessario. Siamo in presenza, cioè, di una innovazione fortissima e utilissima nel contesto della riabilitazione, soprattutto quella neuromotoria. Siamo nella tecnologia della robotica, anche c'è in questa disciplina, che è estremamente importante e che dà prospettiva, dà speranza, soprattutto ai pazienti, perché si tratta di pazienti gravi e che sostanzialmente attraverso, cioè, queste tecnologie riescono ad ottenere dei risultati che li portano, cioè, in un contesto di autonomia, cioè, possibile.